E ora mi sto salendo l'ansia nella pancia. Sei contenta di iniziare questo secondo anno scolastico? No. No, bello mio, e tu devi collaborare però. Ebbene sì, raga, questo zaino lo dovremmo usare per un altro anno. Oggi è il primo giorno di scuola. Non sono in ansia quest'anno. Cos'è oggi? Il 14 settembre 2021. Che classe devi frequentare? La seconda media, raga. Sì. E l'anno prossimo terza media. Madonna. Guarda la seconda media, ma no. No, è impossibile. Io devo pensare sempre a tutto, tutto. Ora mettiamo l'acqua e la merenda dentro lo zaino. Perché l'acqua si lascia tutta la notte in frigorifero, altrimenti non ha senso. E quindi, sono qua. Dove? Ho anche il sanitario. Anzi, non vi dico niente. Vi dico di andare a vedere il video cosa c'è dentro il mio zaino il primo giorno di scuola. Mi sentite giù, allora, sei contenta di iniziare questo secondo anno scolastico? No, ragazzi, come no? Perché forse quest'estate sarebbe dovuta durare un po' in più, perché era rossi, cioè no, troppo poco, però oppure è volato il tempo, pure per me è stato lunghissimo queste cose. Infatti spero di arrivare a Natale, perché a me quando arriva settembre dobbiamo arrivare a Natale. Devi pensare a studiare e chiudere l'anno nel migliore dei modi. Quindi poi abbiamo le interrogazioni, abbiamo questo, abbiamo i compiti, i test d'ingresso. Che ansia. Che ne pensi di ritornare a vedere i tuoi amici di classe? Amici? Com'è questa cosa? Niente, normale. Cioè, comunque l'anno scorso abbiamo fatto la maggior parte dell'anno in DAD e abbiamo finito, concluso l'anno. Io ho concluso l'anno il primo giugno, l'ultimo compito di matematica, con l'ultimo compito di matematica. In classe l'ho fatto. Sì, in classe. Presenza. In presenza. Quindi in presenza, dai. E niente, raga, io non sono tantissimo in ansia. Strano, perché io sono sempre in ansia, proprio le palpitazioni mille. Solo stamattina quando mi stavo alzando avevo proprio le gambe tremarella, proprio. A che ora devi entrare? Raga, sai che forse o alle 8:15 o alle 8:08, credo più alle 8. Alle 8. Però non so da qual è la tua scuola di mentale. Vabbè, lo scopri io. Dovresti uscire alle mezzogiorno. Però per l'inizio, poi andiamo avanti alle 2, che no, vabbè, alle dai. 2 no. No. Metti lo zaino e vai, dai. Vediamo un po' come. Siamo pronti. E quest'anno scolastico. Oh, non ti posso dare la piastra, non sono avvenuti, ora la faccio. Quindi raga, estate, cioè estate, fa caldo, quindi nessun copricoso, niente raga. Allora, babbo è andato via, a parte che io già indosso la mascherina, perché sì. Babbo è andato via, ora sta per scendere dalle scale. E io sono in super ansia ora, cioè non è che sono super in ansia, però quell'ansiosa mi sta iniziando a salire, quindi sì. Ero un attimo ipnotizzata, stanno passando, aspettate. Ciao. Ciao. E abbiamo salutato anche l'Allepador. Ok raga, ora io sono pronta. Mamma non si dà una mossa, sta da mezz'ora. Ora si trucca, poi dopo che si è truccata si deve passare la piastra. E questa è la vita. E sono in... Quale? Nel mobile quale? Ok. E raga, sono tipo le... Le 7:35. Mamma, è meno 25, ti muovi? Saluta Ador. E niente raga, sto iniziando un po' a sudare, perché a parte raga che non so se andiamo a piedi o con la macchina, perché boh, la scuola è davvero vicina a noi e poi comunque ci mettiamo più tempo, credo. Ora non lo so.
dopo credo che andiamo a piedi. Niente raga, ora noi ci vediamo direttamente dopo quando stiamo per scendere. E ora mi sta salendo l'ansia nella pancia. Che bella cosa. Quindi era un po' strano che non mi fosse ancora successo niente di ansioso. E vabbè, niente raga. Ho messo la mascherina, usciamo da casa, iniziamo a scendere. E ansia. Mio Dio. Che ansiosa io. Mamma, andiamo a piedi? Sì, andiamo a piedi. No, abbiamo una macchina. Quindi cambiamo piani. E andiamo a piedi. Niente, stiamo scendendo. Andiamo, qua non vi riprendo tanto perché comunque cioè, la nostra abitazione, quindi magari evitiamo. Niente, andiamo. E raga, quest'anno si inizia la seconda media e come ogni anno emozionata. Abbastanza. Comunque raga, non so se avete notato, ma mi sono fatta più alto un altro poco di mato. Cioè, oh mio Dio, questa baia. Ciao. Che paura raga. Oddio, ogni mattina è questa. Vabbè, niente, ora andiamo in macchina, poi ci vediamo la prossima volta. Saluto anche Mado. Ciao. Allora mamma, allora sei contenta di iniziare il nuovo anno? Beh raga, questa domanda me l'ha fatta anche proprio, sinceramente non so come rispondere, perché sì, sono contenta di prendere di nuovo le mie abitudini e tutto quanto. Sì, però raga, non eh no, bello mio, e tu devi collaborare, però secondo me dobbiamo andare a piedi. Vi prego, dimmi. Ok raga, stavo per morire. Aspetta, io sono una persona ansiosa, infatti dobbiamo mettere anche la cintura perché me l'era scappata. E pure aiuto raga, sono un po' incapace a mettere la cintura. Mamma, se mi dai una mano, vabbè dai, non fa niente. No, lo so, però il problema è come la faccio a mettere col telefono. Niente raga, sono un attimo in ansia. Grazie Mador. E Mador che mi aiuta. Io in ansia. Niente raga, andiamo. Siamo pronti. Raga, non lo so, non so se essere ansiosa oppure pensare tipo che tutto, cioè pensare che, perché mamma grazie di traballare, però va bene, questi sono i tagli. E niente raga, ora credo che ci salutiamo qui perché poi appena arrivo a scuola poso il telefono, lo spengo direttamente. Niente, un beso, magari oggi pomeriggio quando torno a casa vi parlo un po' della, del primo giorno in scuola del 2021. A dopo. Ok raga, allora sono tornata a scuola da un bel po' perché è sera e nel frattempo che sono tornata a scuola ho mangiato, ovviamente ho pranzato, e poi dopo che ho pranzato ho dormito, perché comunque dopo che tu ti svegli a mezzogiorno e poi ti devi svegliare 7 del mattino da un momento all'altro, comunque è un po' un trauma, però vabbè, noi questa volta la superiamo come al solito. Sono in tenuta da pigiama e fa un caldo pazzesco raga, perché oggi davvero ho sudato tantissimo in classe. Comunque, come primo giorno è stato un giorno abbastanza semplice, abbiamo un po' parlato, abbiamo avuto 4 ore, però andando sempre più avanti con le settimane diventeranno 6 di ore. Comunque abbiamo un po' parlato, abbiamo detto come saranno un po' queste vacanze estive. È stata abbastanza semplice come giornata, ci siamo presentati perché in classe sono delle nuove arrivate, ci siamo presentati e quindi vi ripeto, è stato un giorno davvero tranquillissimo, abbiamo parlato, siamo rivestiti con i compagni e poi ci hanno ripetuto anche le regole per il Covid e quindi cioè, è stata una cosa molto semplice. Perché comunque anche l'anno scorso le abbiamo dette, stradette e comunque non credo che c'era bisogno di ripeterle. Però comunque l'hanno ripetute per precauzione, quindi la cosa è molto complice, quindi top. E niente raga, questo è stato il mio primo giorno in scuola, a parte le condizioni un po' scene, però va bene, noi tralasciamo al solito queste cose. Vi auguro che devo ancora iniziare la scuola, perché so che iniziate, alcuni iniziano il 24, fortunati voi. Vi auguro un buon inizio anno scolastico, il mio è iniziato e
e già la settimana prossima devo fare compiti in classe, quindi davvero un casino. E niente raga, io mi hanno baciato la mamma, vi ho voluto dire questi 2 minuti più o meno di questa mia esperienza del primo giorno in scuola come ogni anno, perché quest'anno vado in seconda, sono in seconda media, e magari anche per chi deve andare in seconda media può stare tranquillo, perché comunque i primi giorni di scuola top, non c'è tutto tranquillo. E niente raga, io mando un bacione, spero che questo video sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi a Instagram @margheggiulacavoi-official, su Facebook @margheggiulacavoi, sul secondo canale @margheggiulia secondo canale, e se volete le maglie, le copie, tazze, cuscini, tantissimi altri colori, per andare su www.margheggiulacavoi.it, e seguite anche il canale di Ale che si chiama Marghe, e tra i mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!